Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, che sarà molto breve. Oggi voglio parlarvi di una funzione che ho scoperto su Google Home, che ricordo è l'assistente, lo speaker intelligente di Google. Comunque questa funzione è disponibile, si può utilizzare anche su tutti i dispositivi con Google Assistant. Ed è la possibilità di rilassarsi con dei suoni ambientali, suoni di vari tipi di ambienti. Allora, possiamo chiedere a Google Home: ok Google, aiutami a rilassarmi. Ecco dei suoni rilassanti. Ecco, quindi ci fa sentire un suono rilassante, ma possiamo anche chiedere che suono vogliamo. Per esempio, ok Google, suono di un temporale. Ecco com'è il suono di un temporale. Ecco. Questo suono è partito solo temporale, sentite? Possiamo tranquillamente rilassarci col suono della pioggia, dei tuoni. Ecco, in lontananza sentite il temporale. Oppure possiamo... Ok Google, suono della notte. Ecco il suono della campagna di notte. Ecco, vedete? Così. Oppure? Ok Google, suono di un caminetto. Ecco il suono di un caminetto. Bel caminetto. Oppure, ok Google, suono dell'oceano. Questo è il suono dell'oceano. Ah, col mare. Ok Google, suono di un fiume. Questo è il suono di un fiume. Ok Google, suono della foresta. Ecco come sono i suoni della foresta. Ecco. Ok Google, suono della pioggia. Questo è il suono della pioggia. Ecco fatto. Ce ne sono altri che però non vi faccio ascoltare, potete scoprirli da soli. Ok Google, stop. Allora, quando facciamo partire questi suoni vanno avanti se non li interrompiamo per un'ora, quindi dopo un'ora si interrompe automaticamente. Ecco, questa era la dimostrazione di questa funzione di Google Home. Ecco, quando scoprirò qualcosa di nuovo, farò queste brevi dimostrazioni per farvi appunto sentire nuove funzioni o comunque nuove applicazioni di Google Home. Per ora di Action non ne sono più state rilasciate, speriamo che gli sviluppatori si mettano al lavoro presto, perché insomma, la potenza di Google Home sta anche nelle Action. Comunque speriamo, questa secondo me è interessante, come può essere utile quando vogliamo un po' rilassarci ascoltando un suono che ci rilassa, non so, un suono ambientale o la pioggia o la campagna di notte, quindi con i grilli. Questo, ci sono anche molte app che lo fanno sui nostri smartphone, però può essere comunque utile
poterlo utilizzare senza il bisogno di avere uno smartphone, ma semplicemente con la voce, e comunque dopo un'ora si interrompe automaticamente. Ecco, posso concludere qui. Ringrazio come sempre chi mi segue sul canale. Vi ricordo, se avete qualche commento da fare, sono sempre a disposizione. Se avete anche dei suggerimenti su, o delle domande o delle proposte, qualsiasi cosa. E grazie a tutti e a presto.